Ben ritrovati ai microfoni per voi, Angelo Caputo e Annette. E adesso Angelo, cosa abbiamo di bello? Parliamo della nostra salute, del nostro benessere Sì. psicofisico, perché questa pandemia ha provocato delle difficoltà, inutile negarlo. E Negarlo. quindi, come sempre, ci affidiamo a qualche esperto che ci possa Sì. dare delle indicazioni. Ed è così che oggi abbiamo qui al telefono in linea con noi la dottoressa Manuela Carone, psicologa clinica che opera a Taranto presso il suo studio Nutripsi, dove si occupa anche in collaborazione con la sorella Mariana, nutrizionista, di benessere psicofisico a 360 gradi. Buongiorno dottoressa, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per il rinnovato invito. Grazie a lei Grazie. per aver accettato. Siamo felici di averla qui come ospite e anche ovviamente siamo felici perché possiamo raccontare e dire ai nostri radioascoltatori tutto quello che accade in questo periodo da un punto di vista proprio così medico, psicologico. Facciamo qualche domanda, dunque, approfittando della sua cortesia. Vorrei chiederle innanzitutto se questi sacrifici, queste limitazioni che sono state imposte dalla pandemia, sicuramente in qualcuno hanno provocato dei momenti di depressione. E poi, se ci sono state conseguenze, non soltanto sulla psiche, ma anche sull'organismo, sul fisico, è possibile? Assolutamente sì. Con la pandemia, ahimè, ci attendiamo 150.000 nuovi casi di depressione grave, con il 63% degli italiani che ha avuto sintomi psichici durati più di 15 giorni. E i sintomi della depressione clinica, quali tristezza, insoddisfazione, senso di impotenza, perdita della speranza, si sono addirittura quintuplicati nel nostro paese. E, oltretutto, i comportamenti che contraddistinguono la persona depressa sono proprio l'evitamento delle persone, l'isolamento sociale, i comportamenti passivi, le frequenti lamentele che tutti stiamo sperimentando in questo periodo, vivendo un paradosso, perché è proprio come se la situazione ci imponesse dei sintomi depressivi. E poi, come giustamente mi chiedeva, ci sono dei sintomi fisici legati alla depressione, la perdita di energia, il senso di affaticamento, difficoltà di concentrazione e memoria, nervosismo, perdita aumento di peso anche quando non legati necessariamente alla scorretta alimentazione e disturbi del sonno come insonnia o sonno eccessivo, c'è addirittura chi sperimenta dei dolori fisici che poi possono permanere a lungo. In generale c'è da dire che emozioni di paura, negazione e rabbia vengono sperimentate ormai da tutti e tutti siamo alle prese con queste nuove misure di contenimento che nessuno tollera più e lo sconforto, ahimè, è in agguato. Sì, noi siamo adulti e in qualche modo siamo già in difficoltà. È vero. Figuriamoci i più piccoli. Ecco, volevo chiederle proprio questo, se c'è un modo semplice ma efficace di spiegare ai più piccoli che cosa sta accadendo rispetto appunto alla diffusione del coronavirus. Come possiamo fare? Certo, i bambini vanno informati nel modo più semplice e sincero possibile, esattamente come sono loro. Bisogna descrivere che cos'è un virus e come passa da una persona all'altra. Tra l'altro i bambini, soprattutto i più piccoli, sono incuriositi e affascinati dalle spiegazioni scientifiche. Bisogna fare esempi concreti, ad esempio raccontare che il virus si trasmette con lo starnuto e la tosse. Magari evitiamo di usare quelle metafore che possono impaurire, no? Descrivere il coronavirus come un piccolo mostriciattolo, in Sì. quanto i bambini credono letteralmente a quello che gli raccontiamo e possono essere molto spaventati dall'idea che ci sia un mostriciattolo in giro pronto ad aggredirli. Bisogna spiegare che i virus portano febbre e tosse, che noi conosciamo tanti virus, infatti anche a loro è capitato di avere febbre o raffreddore, ma che il coronavirus è nuovo e stiamo solo adesso imparando a conoscerlo. Bisogna mantenere il dialogo aperto con i bambini e porre l'attenzione alle loro domande, alle loro curiosità, senza però far diventare l'argomento della pandemia e della malattia ricorrente e frequente. E bisogna non negare con i bambini e i ragazzi le nostre emozioni, anche perché loro tra l'altro sono bravissimi a leggercele negli occhi. E sapere che mamma e papà sono preoccupati autorizza i bambini ad esprimere le proprie paure senza sentirsi sbagliati o fragili.
Bisogna però sottolineare che la soluzione c'è e che noi abbiamo fiducia nei medici e negli scienziati, oltre che nella responsabilità di tutti, perché bisogna imparare a rendere i bambini responsabili e solidali, ma soprattutto fiduciosi. E sì, è proprio così, è importante anche per tutti i bambini e per i genitori che sono all'ascolto anche avere una direzione. Ma qual è e se c'è la nuova modalità con cui reagiscono i bambini e i ragazzi alla pandemia? Cioè c'è chi si adatta oppure c'è anche invece chi non esce più di casa, tipo quel fenomeno giapponese dei ragazzi detti Ikimori? Come funziona? C'è da dire che l'interruzione dell'attività didattica rischia di avere degli effetti sui bambini che vanno ben oltre la semplice noia o l'assenza di momenti di socializzazione. A causa delle scuole chiuse, ormai quella che è stata ribattezzata generazione coronavirus rischia serie ripercussioni cognitive, educative ed emotive. Certo. E soprattutto le emozioni sono a risentirne. Nel mio libro Lo sviluppo della competenza socio-emozionale nel bambino spiego proprio come molte delle nostre emozioni siano costruite fin dalla prima infanzia all'interno della relazione sociale con i pari, quella relazione che i nostri bambini al momento è negata. Tra l'altro poi i preadolescenti e gli adolescenti in questa fase dello sviluppo, la propensione all'isolamento è frequente. Chi ha un figlio adolescente sa che rinchiudersi in camera e trascorrere le ore su internet tralasciando le attività didattiche di fatto rappresenta un rischio. Sì, così, La sindrome di Ikimori a cui ti riferivi è un termine giapponese che descrive proprio un particolare fenomeno psichico che si manifesta attraverso il ritiro sociale, l'autoesclusione dal mondo esterno, il rifiuto totale per ogni forma di relazione. È in effetti una possibile evoluzione. In Italia si è parlato più specificamente di sindrome della capanna, cioè di quella paura di uscire e lasciare la propria casa, che è stato per mesi il luogo che ci ha fatto sentire al sicuro e al riparo dai pericoli. Certo. Bisogna però non dimenticare che i bambini e i ragazzi hanno una fortissima capacità di adattamento, si sente sempre più spesso più frequentemente parlare di resilienza, no? Certo. Che è proprio quella capacità di un individuo di affrontare in maniera positiva eventi traumatici. Ecco, come adulti noi dobbiamo sollecitare questa capacità di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà, di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre, quindi soprattutto in questo momento positività e soprattutto da trasmettere ai più piccoli. Certo, ed è così, grazie. Ma l'ultima domanda è brevissima, ma sono previsti in Italia dei supporti psicologici per operatori sanitari, ragazzi, anziani, comunque gente in generale per la difficoltà per questa pandemia? Per fortuna sì, a più livelli, anche con un semplice accesso su Facebook. C'è una sezione dedicata alla salute emotiva e un link specifico che si chiama Connettiti con qualcuno, che ti permette di inviare un messaggio ad un amico o qualcuno di qualificato. Questo link rimanda anche a numeri di assistenza specifici dedicati e inoltre l'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia ha attivato proprio una task force per intervenire in merito a richieste di aiuto relative a condizioni psicologiche, di ansia, angoscia, paura del contagio e fragilità emotive, e andando sul sito dell'ordine si trovano i contatti dei referenti che coordinano gli psicologi disponibili, tra cui anche me. Ah, perfetto, quindi connettiti con qualcuno su Facebook oppure l'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia con questa task force. Sì. Quindi si può andare sul sito dell'Ordine degli Psicologi e trovare tutti quelli, i medici, i dottori come te e ovviamente insieme ad altri che potete insomma aiutarci nel momento in cui dovessimo aver bisogno di questa vostra presenza. Che bello. Grazie dottoressa, è stata molto esauriente e la divulgazione davvero deve essere una delle sue armi migliori. Grazie, grazie mille, grazie dottoressa Manuela Carone, grazie per essere stata ospite di Partecipiamo Taranto su Cittadella la Radio. Arrivederci. Buongiorno a tutti, grazie.